Buongiorno coltivatori e benvenuti sul canale di Orto da Coltivare. Oggi parleremo di 3 errori più 1 che si fanno nella coltivazione del pomodoro. Quante volte vi sarà capitato di partire con i pomodori, mettere magari 50-60 piante e poi vederne la metà deperire o ammalarsi? Bene, oggi vediamo se c'è qualche consiglio che vi posso dare per farla andare per il verso giusto invece. Rimanete fino alla fine perché quel più 1 è davvero importante. Vi darò anche qualche dritta logistica sul come organizzarvi per tener conto di tutte le cose che ci sono da fare sui pomodori, che in effetti sono tantine. Sono il simbolo dell'orto estivo, ma richiedono un po' di cura. Allora andiamo nell'orto e vediamo quali sono queste 3 più 1 cose da non sbagliare. Ho lasciato questa aiola un pochino selvaggia apposta per fare questo video. Quindi, parlando del primo errore che abbiamo detto, non sfemminellare, non potare le nostre piantine va a creare un po' di cespuglio. E creare cespuglio comporta 2 problemi. Il primo è che andiamo a direzionare energia sulle foglie invece che sui frutti, e invece a noi interessa maturare i pomodori. Il secondo problema, forse più grave, è che andiamo a creare una situazione di ristagno d'umidità che va a favorire le muffe, in particolare la peronospora, che è una delle nemiche del pomodoro. Quindi adesso vediamo da vicino qual è il parametro che usiamo per sfemminellare in maniera corretta. Intanto vediamo quali sono le femminelle, come riconoscerle. Sono questi rametti che crescono nell'ascella delle foglie. Quindi abbiamo il fusto principale, la foglia, e giusto in mezzo nasce un rametto che è la femminella. Per riconoscerla facilmente dico sempre che usiamo la regola del 3. Quando vediamo 3 rami partire dallo stesso punto nel pomodoro, vuol dire che quello in mezzo è una femminella. Tronco, foglia, e in mezzo abbiamo la femminella. E la femminella va tolta. Ne vediamo un'altra qui sotto, fusto, foglia e femminella. E ancora ne vediamo un'altra qui sopra, fusto, foglia e femminella. Avete visto quante femminelle c'erano in un piccolo spazio? Se noi le lasciamo tutte, si va a creare il cespuglio che vi dicevo. Le femminelle poi raggiungono dimensioni anche maggiori del fusto, quindi gli tolgono proprio energia. Vedete che questa è già un pochino grande, la stacchiamo a mano fino a questa grandezza. Si riesce benissimo a farlo a mano questo lavoro. Tra l'altro, con queste femminelle ci possiamo fare delle cose, principalmente 2. Una cosa, possiamo fare il macerato per cacciare via vari insetti, perché il pomodoro, che è una solanacea, contiene nelle foglie tanta solanina, che è davvero noioso e antipatico per gli insetti. Per cui possiamo farle macerare una settimana, 10 giorni nell'acqua, filtrare e usare quel macerato per cacciare via gli insetti, o comunque come repellente, in modo che non arrivino nemmeno. La seconda cosa, forse ancora più sorprendente, perché questa di fatto è una piccola pianta, e se noi la mettiamo in terra in un vasetto col terriccio e bagniamo tutti i giorni, lei ha la capacità piuttosto pronunciata di emettere radici dalla base del fusto. Quindi potremo ottenere delle piantine per allungare la stagione. Magari le trapiantiamo fra 20 giorni circa e arriviamo a raccogliere pomodori fino a settembre. È un po' un lavorino di pazienza, perché si tratta di andarsi a cercare le femminelle anche quando sono molto piccole. Una parte della potatura del pomodoro è quella di togliere le femminelle alla base, perché altrimenti andiamo a creare doppioni. Quindi queste 2, per esempio, possiamo toglierle senza paura. Anche questa. Come nella melanzana, il pomodoro tende a dividersi precocemente in 2. Questa era una femminella che ha fatto addirittura deperire le foglie. Questo, volendo, possiamo anche concedercelo di lasciare 2 fusti gemelli e di andare poi a togliere le nuove femminelle che cresceranno successivamente. Quindi al palo legheremo tutti e 2 questi fusti. Riconosciamo questa situazione perché si crea una sorta di V molto molto evidente, in questo modo, come con la melanzana, a circa 30-40 cm dal suolo. È anche vero che ci sono alcune varietà che si possono non sfemminellare, ma sono poche varietà, in genere quelle striscianti, che non hanno bisogno di essere legate al palo. Quindi magari informatevi quando comprate le piantine dal vivaista. Il secondo errore da non fare è quello di non fare pomodori e trattamenti di nessun tipo, perché bisogna sapere che le muffe e gli insetti sul territorio ci sono,
Non è che quella stagione lì probabilmente non mi attaccano per niente, magari succede, ma in ogni caso la maniera corretta di muoversi è fare trattamenti preventivi fin dal trapianto, quindi fin dalla fine d'aprile, diciamo, almeno con i macerati, la zeolite, la propoli, il bicarbonato e anche con il rame, ovviamente. Dobbiamo andare a fare il trattamento una volta ogni 15 giorni circa. I prodotti che ho detto prima sono validi per il discorso muffe, per gli insetti, in particolare per la cimice, che come sapete bene è un disastro che è arrivato negli ultimi anni. Potremmo andare ad utilizzare zeolite cubana, il caolino, che gli confonde le idee rendendo i pomodori più chiari, le foglie dei pomodori più chiari, l'olio di neem, i macerati naturalmente e le trappole a feromoni. Questi prodotti utilizzati magari insieme o alternati vanno a dare un certo effetto sullo scoraggiare la cimice dall'attaccare i pomodori. Andiamo velocemente a preparare uno di questi prodotti, in questo caso prepariamo la propoli. Prepariamo insieme la propoli, in questo caso, dicendo anche qualche regola generale che vale un po' per tutti i prodotti. In genere, a seconda del prodotto, andiamo a mettere da 200 a 500 grammi per 100 litri d'acqua, quindi al litro andranno da 2 a 5 grammi litro. Queste dosi orientativamente vanno bene per tanti prodotti, per esempio per il rame, a seconda del tipo di rame che usate troverete dai 200 ai 500 grammi per 100 litri, la poltiglia bordolese un po' di più, l'idrossido di rame un po' di meno, eccetera. Ovviamente andate sempre a vedere le dosi in etichetta. Nel mio caso la dose di questa propoli per 2 litri è di 6-8 grammi. Li ho pesati prima, eccoli in questo tappino, andiamo a mescolare. Diamo una bella miscelata, andiamo a dare il prodotto ai pomodori. Via. È un bel colpo per prevenire le muffe, gliel'abbiamo dato. Ho lasciato questa aiola volutamente senza sostegni per farvi vedere cosa provoca l'errore. Provoca un accavallarsi delle piantine in questo modo e una vicinanza dei frutti al suolo. In questo modo vengono a contatto con l'umidità e rischiano di prendere le muffe molto più velocemente. Mi sono ritrovato a non aver disponibilità di bambù o canne di palude. Ho fatto un giro e ho trovato questi polloni di acacia che sembrano davvero ottimi. Non ho mai provato, quest'anno vediamo come va. Una cosa importante è sbucciarli soprattutto alla base, perché altrimenti mettiamo i paletti d'acacia e facciamo una talea, ovvero ci ritroviamo delle belle piante d'acacia nell'orto che non sono esattamente gradite. In questo caso uso un pennato, mi raccomando, per la sicurezza lavorate sempre con coltelli, asce, pennati all'esterno rispetto a voi, in questo modo. Una nota in più su questa cosa nuova che sto facendo, che non ho mai fatto: l'acacia, come dicevo prima, è una pianta infestante, per cui non ho provocato nessun danno togliendole dall'ambiente, anzi ho fatto un piacere alle rive del fosso dove l'ho portata via. Essendo polloni che sono cresciuti molto velocemente, è stato piuttosto facile togliere le spine con un attrezzo, con un pennato e i pochi rametti che avevano. Li ho sbucciati sia per un fattore estetico e sia per un fattore di conservazione del legno, così si conserva meglio, e le bucce le andrò a incorporare alla pacciamatura spargendole un po' meglio di come si vedono adesso. A questo punto possiamo legare, come vedete lego con uno spago ecologico fatto di ferro e di carta, l'importante è non stringere troppo la piantina. A questa altezza della stagione sarà già necessario fare due legature. Questi fili hanno la consistenza dei laccetti per i sacchetti da freezer. Beh, alla fine anche il risultato estetico mi lascia abbastanza soddisfatto, questo bianco è piuttosto carino. Riguardo i sostegni, puoi andare a vedere un bel video dell'anno scorso che ho realizzato sui vari tipi di sostegni per il pomodoro.
Ma veniamo a quello che avevo promesso che vi avrei detto alla fine del video. La prima è riguardo la logistica. Se voi fate questi tre lavori circa una volta ogni 15 giorni, sarete abbastanza sicuri di non dimenticarli. In alcuni momenti dell'anno, per esempio per la sfeminellatura, sarà bene passare anche un po' più spesso, una volta a settimana. Ma come parametro generale, se ogni 15 giorni fate un trattamento preventivo, la legatura e la sfeminellatura, andrete abbastanza bene. E infine avevamo detto 3 più 1 errori da non fare. Veniamo al più 1, all'ultimo. Scommetto che vi è capitato di avere i pomodori che marciscono nella parte bassa. Diventano neri attorno al puntino, al sederino, diciamo, rovinando praticamente tutto il frutto. Da cosa è causata questa cosa? È causata dalla mancanza di calcio oppure dalla mancanza o dall'eccesso di acqua che non porta correttamente il calcio alla pianta. Quindi l'errore da non fare qual è? Lasciare il nostro suolo senza calcio. E come possiamo fornire calcio al nostro suolo? Possiamo fornirlo attraverso carbonato di calcio, attraverso la cenere, la farina di ossa, gusci d'uovo. Ci sono tanti sistemi. Ma una cosa fondamentale in aggiunta è dare la corretta quantità di acqua. Bene, anche per questo video è tutto, vi ho dato un sacco di informazioni su come portare in fondo i vostri pomodori. Se vi sono rimasti dubbi o domande, come al solito, fateli nei commenti e ci vediamo alla prossima. Buone coltivazioni a tutti! Se avete dubbi o consigli, potete chiedere e scrivere nei commenti qui sotto. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perderlo.